il problema di tutti. Quando si parla dei bambini si parla di tutti. Capisco bene che sono i potenti della terra che si devono muovere su questa situazione, però poi al di là di quello che sono i potenti della terra, ognuno di noi ha il dovere di dare una solidarietà, perché non anche di tipo economico, perché senza soldi non si va da nessuna parte su questa macro problematica mondiale. E poi anche in termini di solidarietà e di sensibilizzazione al problema, no? Perché magari... Sì, è molto importante, esatto, perché loro sono il futuro. I nostri figli pensano magari di non avere questo problema, ma consapevoli che il problema esiste, probabilmente il futuro può essere migliore, certo, anche per i bambini, certo, che ogni 5 secondi. Sì. Noi abbiamo proprio visto anche nelle altre tappe che c'è stato subito un riscontro, anche i bambini poi dopo, quando ne hanno discusso poi in classe, ne hanno parlato a casa con i propri genitori, no? Per cui tanti di loro si sono ritrovati a casa, a tavola, a parlare, no? Di questo fatto che mentre noi abbiamo tante risorse ci sono altri bambini che non le hanno, no? Come è importante anche non sprecare le risorse, questo è un aspetto importante ed è proprio una cosa fondamentale, perché solo tutti insieme possiamo fare una visione differente, perché sono i potenti, ma sappiamo anche che i potenti ascoltano anche la voce, no? di chi li ha delegati a rappresentarli, e quindi questa è proprio quello che vogliamo fare, è importantissimo per noi la vostra presenza e il vostro impegno, no? Per quello che insieme possiamo fare. Ci auguriamo che finito questo studio voi possiate ritornare nella città di Catanzaro a riprendere, anche mediante una fase magari convegnistica, ma quei convegni non sono cose estremamente pragmatici, soprattutto con loro, con il corpo presente che si segue sempre affettuosamente, l'amministrazione comunale di Catanzaro, quindi usateci come la vostra esperienza lo riterrà opportuno. Esatto, l'importante che volevo dire per condividere anche questa cosa con voi è che nonostante la crisi c'è stata una risposta molto molto forte delle persone. Abbiamo, diciamo, c'è stata una, anche rispetto all'anno scorso, abbiamo superato 1 milione di euro proprio in questi giorni, e c'è stata proprio una risposta, questo è il segno che comunque, no, nelle persone, in Italia in generale, sicuramente anche nei cittadini di Catanzaro, della Calabria, no, ci sarà questa sensibilità, che poi è qualcosa che resta in qualche maniera, no? Noi siamo disponibili a dare continuità pragmatica a queste vostre iniziative, quindi veramente contattateci, diteci che cosa possiamo insieme fare, rete, per tenere alta l'attenzione su questo problema, che è veramente il problema dei problemi. E non è tanto solo la nostra città, ma quello che c'è prima della nostra città, che è drammatico, dalla non funzione, dalla funzione della fame del mondo. Quindi noi siamo, poi se poco, se vengo pure io come medico, ecco, quindi lei ha un'esperienza proprio specifica. La sua professione, vediamo nel caso. Esatto, esatto. Io come dirigente scolastico ho lavorato con me, solo facendo rete possiamo evitare di formare i nostri ragazzi. Che attraverso loro le famiglie, certo, poi tornano a casa, certo, certo, certo. E questo è stato il mio mandato, io più che in tutte le istituzioni, con la Chiesa, perché la solidarietà, certo, proprio così, proprio così. Bene.